Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Sei mai stato a Venezia? Have you ever been to Venice? Hai visitato la Basilica di San Marco? Have you ever visited the Basilica of San Marco? I am sure many of you have, and I'm sure it was an experience you cannot forget. Un'esperienza indimenticabile. Today's video is a listen and answer activity completely in Italian about the dazzling beauty of this magic and unique building. If you find it a bit difficult to understand, turn on Italian subtitles. Before going on, subscribe to our channel and hit the bell icon, you won't regret it. Ora cominciamo con il primo ascolto. Attenti ai numeri. La Basilica di San Marco. Se dico Basilica di San Marco a Venezia, sono sicura che ti viene in mente un'immagine come questa. O come questa. Ebbene, in passato la Basilica di San Marco aveva un aspetto molto diverso. La Basilica, così come la vediamo oggi, è la terza chiesa costruita nello stesso luogo. Una prima chiesa viene eretta nell'828 per conservare le spoglie dell'Apostolo Marco. Questa chiesa era molto più piccola e corrisponde all'attuale cripta. Nel 976 la chiesa viene in gran parte distrutta da un incendio. La costruzione della terza e ultima basilica ha inizio nel 1063. Nell'undicesimo secolo, la facciata della basilica era ancora piuttosto semplice e rivestita in mattoni, come mostra questa ricostruzione del 1888. In effetti, ancora oggi sono visibili parti in laterizio, una caratteristica comune a molte chiese romaniche dell'Italia del Nord. Infine, conosciamo il suo aspetto alla fine del 200 grazie al mosaico sul primo portale a sinistra. La facciata era già rivestita di marmi e mosaici e i quattro cavalli della loggia, trasportati nel 1204 da Costantinopoli, erano già presenti. Ora giochiamo a vero o falso. Prova a rispondere a voce alta, anche dicendo solo vero o falso. La Basilica di San Marco ha sempre avuto questo aspetto. Vero o falso? Falso! La chiesa ha subito molti cambiamenti. La basilica attuale è la terza chiesa costruita nello stesso luogo. Vero o falso? Vero. La prima chiesa fu fondata nel 1828. Falso. La prima chiesa fu fondata nell'828, 1194 anni fa. La prima chiesa era molto più grande di adesso. Falso. La prima chiesa era molto più piccola. I tre cavalli erano già presenti nella loggia nel 976. Falso! I cavalli sono quattro, non tre, e furono portati da Costantinopoli nel 1204. Ora parliamo di acqua alta. Anche qui, attenzione ai numeri. L'acqua alta nel capoluogo lagunare in serata raggiungeva i 183 centimetri, mai così alta dal 1966,
Poi è salita ancora 187 centimetri alle 22.50, 10 minuti dopo iniziava a calare. Il record storico del 4 novembre 1966 fu di 194 centimetri. Il 13 novembre 2019 una marea eccezionale ha colpito Venezia. La quarta ha invaso anche il nartece della Basilica di San Marco, fatto avvenuto solo 6 volte in 1200 anni, 3 solo negli ultimi 20 anni, un dato allarmante. La bella notizia è che da ora in avanti la basilica resterà asciutta. Nel 2020 è infatti finalmente entrato in funzione il MOSE, un sistema di barriere che separano temporaneamente la laguna dal mare quando è previsto un evento di acqua alta. Come funziona? Le barriere mobili sono poste ai 3 varchi che dividono la laguna dal mare. Il centro di controllo del sistema, situato nell'arsenale, aziona le barriere in tempi brevissimi in base alle previsioni e alle misure dei mareografi. Ora le mie domande. Scegli la risposta giusta. In che anno l'acqua alta ha invaso per l'ultima volta la Basilica di San Marco? Nel 2019. Quante volte l'acqua alta ha invaso la Basilica di San Marco negli ultimi 1200 anni? Sei volte. Il Mose è In realtà sono tutte opzioni possibili, ma il Mose a Venezia indica un sistema che separa il mare dalla laguna. Dove si trova il centro di controllo del sistema? All'arsenale. Lo sapevi? La struttura della Basilica di San Marco si estende più in larghezza che in altezza. Venezia, infatti, si fonda su un terreno sabbioso e non è saggio concentrare il peso degli edifici su aree troppo piccole. Infatti, la lunghezza massima della chiesa è circa 75 metri, mentre l'altezza massima della cupola centrale è di soli 43 metri. Tutte le cupole sono doppie. Quelle originali furono ricoperte intorno al 1260 da altre cupole di legno, rivestite all'esterno di lastre di piombo, per essere visibili anche a distanza. Le colonne, i fregi, i marmi e molte sculture che ornano l'interno della basilica provengono spesso da altri edifici antichi. La basilica si arricchì di questi preziosi elementi architettonici, in particolare con il sacco di Costantinopoli, avvenuto nel 1204, durante la Quarta Crociata. Ora, vero o falso? Rispondi a voce alta. La Basilica di San Marco è più alta che larga. Vero o falso? Falso. È più larga che alta. La lunghezza massima della chiesa è di circa 75 metri. Vero? Tutte le cupole sono triple. Falso, sono doppie, non triple. Le cupole sono rivestite all'interno da lastre di piombo. Falso.
Le lastre di piombo sono all'esterno. Molti elementi architettonici sono stati presi da altri edifici antichi. Vero. Com'è andata? How did it go? How much did you understand? Did you answer the questions? If you want to improve your listening skills, the key is practice. So, listen over and over again. As every week, we prepared an expansion on this topic for our patrons on Patreon with a glossary and additional readings and exercises. Check it out. A presto! Bella, fantastica proprio. Dai. For our patrons on Patreon. Maria de Dio. Si poteva chiamare Chip e Chop. Okay. Se peggio di Duolingo. Duolingo, esatto. Io dico sempre